Mario Borroni, presidente Proloco Marche. Oggi questa grande festa qui a Loredo, una dimostrazione di unità ma anche della tanta frammentarietà, nel senso buono del termine, che promuove un territorio grande come le Marche. Ma ecco, noi, come qualcuno forse avrà detto, siamo nelle Marche 220, quindi 220 associazioni, copriamo quasi tutto il territorio regionale. Abbiamo superato quest'anno 16.000 soci volontari, io non mi stancherò mai di dirlo, soci volontari, perché noi, il nostro è puro volontariato. E oggi trovarci qui, tutte queste persone, oltre 600 persone, a Loredo per questa festa, pensata un po' in sordina, nata un po' in sordina, poi riuscita, penso, non sta a me dirlo che sono il promotore, però visto la partecipazione sicuramente bene, ci danno sprono anche noi delle Proloco ad andare avanti in questi tempi dove noi siamo praticamente... ecco, diciamo i cultori veri e propri delle tradizioni dei nostri paesi. Quale messaggio si può lanciare oggi da Loredo per questo primo grande appuntamento? In primis un grazie a tutte le Proloco partecipanti, a tutti i soci, alle autorità che ci hanno supportato e sopportato in questa iniziativa, e poi sentiamoci, conosciamoci. Io sto lanciando uno slogan: noi, prima di accogliere turisti provenienti da fuori regione o dall'estero addirittura, dobbiamo conoscerci fra noi, facciamo scambi fra Proloco. E il senso di questo libro che oggi che abbiamo presentato in regione, oggi consegneremo alle Proloco, è fatto in un modo che ci si conosca veramente di più. Delio Droghetti è il presidente della Proloco di Loreto, che ha ospitato questa festa delle Proloco delle Marche, una grande opportunità, una grande occasione per ritrovarsi insieme e dare anche un segnale forte. Esatto, è stata un'iniziativa presentata dall'UMPLI regionale Marche, che noi abbiamo accolto con grande gioia, perché Loreto ha questa capacità di unire e non di disgregare, e quindi diciamo proprio sia la Basilica ma anche la ricchezza storica e la culturale che ha Loredo si prestava benissimo a celebrare questa giornata delle Proloco marchigiane, che mi sembra è riuscita benissimo. Oggi si metteva pioggia, era prevista pioggia, invece ci abbiamo un sereno magnifico, ci abbiamo delle conoscenze importanti, e quindi qui abbiamo cercato di smuovere le nostre conoscenze. È una giornata che sta riuscendo in una maniera spettacolare. Quanto è importante ritrovarsi insieme? È uno stimolo per lavorare tutto l'anno, perché poi la Proloco opera 365 giorni all'anno. Noi abbiamo un ufficio qui a Loreto che è chiuso il giorno di Natale e il giorno di Campodanno, gli altri giorni è sempre aperto, perché dobbiamo fare informazione e accoglienza. Informazione turistica e accoglienza. Siamo aperti 363 giorni all'anno.